Buonasera. Bene, cominciamo la lezione numero 7 del corso di livello B1. Come state? Bene, Bene. grazie. E tu? Sì, bene, grazie. Benissimo. Allora, nell'ultima lezione, nella lezione di martedì, abbiamo completato un testo su un famoso stilista italiano, Giorgio Armani. La breve biografia di uno degli stilisti simbolo della moda italiana. Questo è il testo. Abbiamo completato questo testo con i verbi al passato prossimo e all'imperfetto. Adesso vi lascio un po' di tempo per rileggere in silenzio il testo, poi vi farò alcune domande. Va bene, anche gli studenti da casa possono seguire, possono leggere questo testo. Scusa, questo è il testo? Sì. No, 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 è quello della lezione di martedì. Avete finito? Benissimo. Rispondi alle domande. Domanda numero 1. Quando è nato Giorgio Armani? Sì? Nato nel 1934. Nel 1934, benissimo. Risponderiamo una o una. Sì, facciamo così. Una domanda a testa, va bene. Domanda numero 2. Quando ha aperto la sua azienda? Lui ha aperto la sua azienda nel 1983. Nel 1900. No, no, scusa. 1965.
75. Ecco qui la risposta. Nel 1975 ha aperto la sua azienda di moda. Va bene. Questa è una domanda più lunga. Ti ricordi i nomi di due donne famose vestite da questo stilista? Due donne famose erano Sofia Loren e Claudia Cardinale. Sì, sono Insomma. Sofia Loren e Claudia Cardinale. Sì. Possiamo rispondere così: questo stilista ha vestito Sofia Loren e Claudia Cardinale. Sono due attrici. Forse voi conoscete Sofia Loren, famosa, molto famosa. All'estero. Anche Claudio Cardinale. Sì, anche lei, sì. Quante collezioni disegna in un anno, Ola? Quante? Circa 10 collezioni lo fanno. Sì, circa 10. Va bene. Domanda 5, Despina. Quali sono gli elementi distintivi del suo stile? Gli elementi distintivi del suo stile e le linee morbide e i colori neutri. Sì, sono. Sono. Sono le linee morbide e i colori neutri. I colori neutri sono i colori come il bianco, il beige. Beige, c'è questo parola Sì? in italiano. Sì. Che è uguale in polacco. Sì, non è una parola italiana, ma anche in italiano si usa questa parola, sì. Allora possiamo rispondere così, gli elementi distintivi tipici, caratteristici. L'ultima domanda. Che cosa studiava prima di dedicarsi alla moda? Lui studiava medicina. Benissimo, studiava medicina. Va bene. Avete domande sulle parole presenti nel testo? Esigenze dei tempi nuove, non lo so. Nuove esigenze? Esigenze. In quale punto del testo? Dopo 1965, sotto. Sotto e Ah, le destra. nuove esigenze dei tempi, sì.
La risposta alle nuove esigenze dei tempi, cioè alle nuove richieste, alle nuove necessità legate al tempo che passa. E nome, Nuove no, esigenze. esigenze è un nome, sì, nuove è un aggettivo, sì. Esigenze è il plurale di esigenza. Scusa, Un bisogno, una necessità. io non ho Sì? capito. Qualcosa è esigenza? Esigenza significa necessità, bisogno. Ma qual è la differenza di usare esigenza e necessità? Di usare questa parola. Dipende un po' dal contesto, ma sono più o meno dei sinonimi. E qual è il verbo avvicinarsi? Che cosa significa avvicinarsi? Significa andare vicino. Nella parola, nel verbo avvicinarsi, c'è la parola vicino, avvicin. Andare vicino a qualcosa è un verbo riflessivo. Per esempio, io mi avvicino alla finestra. Vuol dire che io mi alzo e vado vicino alla finestra. Avete altre domande? Allora, qui viene usato il nome stelle, le stelle del cinema, invece sotto le grandi star. Possiamo usare la parola inglese o la parola italiana. Stella o star. Un verbo amavano. Questo è il verbo amare. Amavano è l'imperfetto di amare. Un'altra è Taille. È un capo di abbigliamento da donna, un completo da donna, già con la giacca e la gonna oppure i pantaloni. Quindi un completo, pantaloni con Sì, un completo, giacca e pantaloni o anche giacca e gonna. In questo caso, il tailleur con i pantaloni, in questo caso giacca e pantaloni. Va bene, possiamo andare avanti? Ah, solo attrici. Sì, attrice, è il plurale di attrice. Sì. È una professione, è la professione di chi fa il cinema, di chi recita Solo attore. attore il maschile. Ok, quindi femminile di attore. Sì. Ok. Allora, posso scrivere qui l'attore maschile e naturalmente il plurale è gli attori. L'attrice femminile, le attrici femminile plurale. Come anche il ricercatore, la ricercatrice. Va bene.
Allora, adesso prendiamo in considerazione tre frasi di questo testo. Scrivi la regola, leggi e rispondi alle domande sul passato prossimo e l'imperfetto. Prima leggiamo queste frasi. Studiava medicina quando, all'età di 23 anni, ha deciso di abbandonare l'università per cercare lavoro. Ha iniziato a collaborare con il famoso magazzino milanese La Rinascente, magazzino qui nel significato di negozio, un grande negozio di Milano. E in seguito è diventato assistente dello stilista Cerruti. Amavano la moda di Armani, le stelle del cinema, ma anche le persone comuni che trovavano nelle sue collezioni la risposta alle nuove esigenze dei tempi. Quando parliamo di azioni, eventi o esperienze avvenute nel passato, combiniamo queste due forme verbali, il passato prossimo e l'imperfetto. Secondo voi, in quale frase si usa l'imperfetto per esprimere due azioni contemporanee? Guardate le tre frasi. Il primo, studiava medicina quando ha detto Due azioni contemporanee. perché ho deciso e ho studiato. C'è un'azione che è già iniziata, l'azione di studiare. Allora non sono due azioni contemporanee. In terza amavano Sì, la e terza trovavano. frase, amavano e trovavano, amavano la moda di Armani e trovavano nelle sue collezioni la risposta. Due azioni contemporanee, amare e trovare. In quale frase si utilizza il passato prossimo per esprimere una sequenza di azioni? Una sequenza significa che c'è un'azione avvenuta prima e un'azione avvenuta dopo. Due. Sì, molto bene. La 2, la frase numero 2, ha iniziato a collaborare e in seguito è diventato una sequenza di azioni. Usiamo il passato prossimo. Il passato prossimo per la prima azione e anche per la seconda. In quale frase si utilizzano insieme l'imperfetto e il passato prossimo per esprimere un'azione iniziata e interrotta da un'altra azione? Il primo. Sì. Questo primo. La prima frase, studiava medicina. Questa è l'azione iniziata, quando ha deciso di abbandonare. Ha deciso è l'azione che interrompe la prima azione. Nel primo semestre, ma anche in una delle prime lezioni di questo corso, abbiamo parlato di questo uso di imperfetto e passato prossimo nella stessa frase. Si può rappresentare in questo modo. Immaginate una linea orizzontale.
La linea orizzontale rappresenta l'azione all'imperfetto, una linea continua. Noi non sappiamo, non conosciamo l'inizio e non conosciamo la fine. E questa linea viene interrotta da una linea verticale che rappresenta un'azione puntuale che avviene in un momento preciso. Quindi c'è un'azione già cominciata e un'altra che la interrompe. Poi facciamo un esercizio su questo. Adesso vi chiedo di osservare queste frasi. Sono frasi che abbiamo trovato nel dialogo dell'unità 1 del libro L'italiano all'università. Vi ricordate il dialogo tra le due ragazze che parlano di abbigliamento? Leggiamo queste frasi. È sabato, non c'è lezione, stamani ho dormito fino alle 11, quindi tutto ok. A Palazzo Strozzi c'è una bella mostra su Galileo, possiamo andarci se vuoi. Oppure ho letto sul giornale che in piazza Santa Croce c'è la fiera del cioccolato. Possiamo anche solo fare un giro in centro e ci fermiamo a prendere un gelato. Beh, hai ragione, ma insomma non sono eleganti. Allora, osservate le parole che ho messo in evidenza. Quindi, oppure e ma. Sono congiunzioni, si chiamano così. Congiunzioni. È importante conoscere queste parole e usare bene queste parole. Come si scrive congiunzioni? Congiunzioni. Le congiunzioni. Sono parole che uniscono, legano due parole o due frasi. Adesso guardiamo il significato di quindi. Questa è un'attività che trovate sul libro a pagina 19. Numero 30. Sabato non c'è lezione, stamani ho dormito fino alle 11, quindi tutto ok. In questa frase, quindi, che cosa significa? Guardate le due opzioni, le due possibilità. È sabato, non c'è lezione, stamani ho dormito fino alle 11, per questo motivo è tutto ok. Oppure è sabato, non c'è lezione, stamani ho dormito fino alle 11, poi tutto ok. Per questo motivo, sì. Il significato di quindi è per questo motivo. Di quindi per questo motivo. Sì. Perché c'è due significazioni a poi e per questo motivo usiamo il dipende di contesto quindi o no?
Sì, in alcuni casi quindi può avere un significato temporale, ma sono casi circoscritti, non sono tanti. Di solito ha questo significato, per questo motivo. E in questa frase il significato è per questo motivo, non possiamo usare poi. Per Questo motivo, per questa occasione. questa ragione, Ah, per questa ragione. per questa ragione, sì. Lo scrivo. Ragione è un sinonimo di motivo. Causa è il sinonimo di ragione, la causa. Sì, per questa causa, sì. 2. Nella frase 2, oppure, che cosa significa? A. A Palazzo Strozzi c'è una bella mostra su Galileo. Possiamo andarci se vuoi. Allora ho letto sul giornale che in piazza Santa Croce c'è la fiera del cioccolato. Oppure B. A Palazzo Strozzi c'è una bella mostra su Galileo. Possiamo andarci se vuoi. In alternativa, ho letto sul giornale che in piazza Santa Croce c'è la fiera del cioccolato. Bene. B. Molto bene. In alternativa, oppure significa in alternativa. Stesso significato o voi probabilmente conoscete e usate già questa congiunzione o. Ma la persona italiana usa di solito oppure, io penso, no? O oppure anche o è una Ma io l'ho congiunzione scritto molto in usata. alternativa. Ah, in alternativa si usa di più oppure. In alternativa vi aiuta a capire il senso, il significato. Nella frase 3, beh, hai ragione, ma insomma non sono eleganti. Nella frase 3, ma significa. A. Beh, hai ragione, però insomma non sono eleganti. O B. Beh, hai ragione, dunque insomma non sono eleganti. Penso, ah, però. Sì, molto bene. Sono congiunzioni che indicano un'opposizione, ma e però hanno lo stesso significato. Ma dunque, c'è altra significazione. Sì, adesso vediamo insieme tutti i significati che voi avete nella fotocopia nuova che vi ho dato oggi. Sì. Trovate questa parte. Allora, le parole quindi, oppure e ma sono congiunzioni con valore di connettivi. La parola connettivo ricorda il verbo connettere, unire, legare. Permettono di unire le frasi all'interno di un testo. Allora, adesso vediamo queste congiunzioni con esempi, con un po' di esempi. Quindi, o dunque, o oppure, ma, però. E alla fine la congiunzione e che voi conoscete bene. Non è necessario fare esempi per l'uso di e.
È la prima congiunzione che gli studenti imparano. Guardiamo al punto 1 le congiunzioni quindi e dunque. Segnalano che il secondo elemento è la conseguenza del primo. C'è una causa e una conseguenza. Oggi fa molto freddo, quindi mettiti il cappotto. Mettiamo un bel punto esclamativo visto che c'è un imperativo. Mettiti il cappotto, è la conseguenza del freddo. Dunque ha lo stesso significato. Penso dunque esisto. Conoscete? Esistere significa? Cogito ergo sum, in latino. Questa è la traduzione in italiano. Esisto, sono. Possiamo dire penso dunque sono. Dunque ha più o meno lo stesso significato di quindi, è un po' più formale dunque. In un ragionamento scritto, in un discorso scritto, usiamo più spesso dunque, invece nel parlato quindi. Ma potete usare quindi anche nello scritto e dunque anche nel parlato. Guardiamo adesso al punto 2 le congiunzioni o e oppure. Quindi, quindi e dunque è sinonimi. Sì, sì, sono sinonimi, sì. Okay. Prima ho detto che è più facile trovare dunque nello scritto e quindi quando si parla, sì. Ma non è una regola, sono sinonimi. Le congiunzioni o e oppure presentano un'alternativa tra due parole o frasi. Un'alternativa, prima abbiamo visto o. Oppure, scusate, oppure in alternativa. Preferisci andare al cinema o a teatro? È un esempio classico. Preferisci andare al cinema oppure a teatro? 3. Le congiunzioni ma e però collegano due parole o due frasi. Che si contrappongono, c'è una contrapposizione, un contrasto. Oggi piove, ma non fa tanto freddo. Penso però gli italiani amavano, però usano molto, non lo so. Usano molto però gli italiani, avete notato questo? I miei orecchie sento però. Sì, questa è la mia parola che io pensavo usare in più in Italia, però non c'è in più, però ma però che cosa? Sì. Ah, beh. Non lo so, okay. Però ecco la prova. Non l'ho detto apposta. Va bene, ecco il significato è, diciamo, usiamo la parola avversativo, un significato avversativo, di contrasto. Allora, adesso, vediamo se avete capito, con questo esercizio vi lascio un po' di tempo per riflettere e fare l'esercizio, sono solo 5 frasi. Sottolinea la congiunzione corretta.
Avete finito? Sì. Bene. Hola, la frase numero uno. Ho comprato un maglione e una camicia. Sì. Paolo è simpatico, ma a volte parla troppo. Molto bene. Siamo arrivati in ritardo, quindi abbiamo perso l'autobus. Sì. Rispetto alla vita, dunque sono vegetariano. Sì, va bene. Siete persone attive e amanti dello sport, oppure preferite passare il tempo libero sul divano? Sì, va bene. Bene. Allora, adesso, come vi ho anticipato martedì, dedichiamo un po' di tempo ai participi irregolari. In una delle prime lezioni del corso abbiamo parlato dei participi irregolari. In questa tabella avete i principali, i participi più comuni. Allora, guardate il primo riquadro. Qui ci sono alcuni verbi molto frequenti, molto comuni, essere e stare, che hanno lo stesso participio, stato, poi bere, bevuto, venire, venuto e vivere, vissuto. Poi gli altri participi sono divisi in gruppi. C'è, guardiamo prima questo gruppo di participi che finiscono con RSO. Correre, corso, e perdere, perso. Conoscete il significato di questi verbi? Andiamo avanti. Poi c'è questo gruppo azzurro con i participi che finiscono in TO oppure doppia TO. Due participi che finiscono con le lettere TO sono dato e nato. Dato è il participio di dare e nato è il participio di nascere. In realtà appartiene a questa categoria anche stare, stato, ma l'ho messo qui per metterlo vicino a essere. Poi, correggere, corretto. Conoscete il verbo correggere? Fare una correzione. Correggere, il participio è corretto. Dire, detto, fare, fatto, leggere, letto e scrivere, scritto. Poi guardiamo questo gruppo. Questi sono i participi che finiscono in SO oppure doppia SO. Accendere, acceso. Chiudere, chiuso. Decidere, deciso. Poi prendere, preso. Spendere, speso. Conoscete il significato di spendere? Come in inglese. To spend. Mettere, messo. E succedere, successo. Vi ricordate? Che cosa è successo? Mettere, per esempio, metto la penna nella borsa. E poi c'è anche il verbo riflessivo mettersi. Mi metto
il maglione. Ma qual è la differenza di prendere e mettere? Allora, prendere sono un po' diversi. Allora, mettere è come l'inglese to put. Scriviamo. E prendere take, esatto, benissimo. Prendere let lasciare. E accendere non lo so. Accendere la luce. Accendere. Accendere la luce, il contrario è spegnere. Accendere il computer, accendere il proiettore. Grazie. Prego. Poi guardiamo i participi che finiscono con le lettere RTO. Aperto, che voi conoscete. Poi anche il participio di morire, che è morto. E il participio di offrire, offerto. Offrire. Ti offro un caffè, per esempio. Scusa, offrire. Soffrire è un altro che possiamo aggiungere. Soffrire significa provare dolore, sofferenza. Lo scrivo qui perché appartiene allo stesso gruppo. Soffrire, sofferto, come offrire, offerto. Poi guardiamo il riquadro giallo. Questi sono i participi irregolari che finiscono con le lettere STO. Chiesto, rimasto, risposto e anche visto. Sono tutti molto comuni. Vi ricordate il significato di rimanere? Come restare? Sì. Poi c'è l'ultimo gruppo, quello dei participi che finiscono con le lettere NTO. Aggiunto, participio di aggiungere. Vi ricordate la ricetta del tiramisù? Aggiungete le uova, sì. Questo è il significato di aggiungere, il participio è aggiunto. Spegnere, spento, spegnere è il contrario di accendere. Spegnere la luce, spegnere il computer, il cellulare. E poi c'è il verbo vincere, il participio è vinto. Vincere è il contrario di perdere. Perdere prima, non l'ho detto, non è to let, ma sì. E vincere, win. Per esempio, vincere una partita di calcio. Vincere, la mia squadra ha vinto il campionato. O anche un altro esempio può essere: ho vinto alla lotteria. Lotteria? Ah, lotteria. Sì. Come lotto? Sì, è un gioco simile, sì. Ok. Va bene, allora
Io vi consiglio di studiare bene questi participi perché questi sono i verbi più usati, più frequenti. Ce ne sono altri? Sì. Ci sono altri participi irregolari, ma voi potete cominciare studiando questi. E la tabella vi può aiutare a memorizzare. Cominciare, it's to start. Sì, anche iniziare, cominciare o iniziare. Allora, adesso parliamo ancora di pronomi diretti con il passato prossimo. Martedì abbiamo parlato di questo argomento. E io vi ho detto che vi avrei portato altri esercizi. Possiamo dedicare un po' di tempo a questi esercizi che sono abbastanza facili. Sono sulla fotocopia che voi avete. Sono esercizi tratti da questo libro, che non è L'italiano all'università, è un altro libro che ho usato, I pronomi italiani. È un piccolo libro dedicato ai pronomi, solo ai pronomi, sì? Interessante. Sì, Interessante. io penso ho bisogno di questo. C'è un libro solo per i pronomi, molto piccolo, è un libretto, e un altro libretto per le preposizioni. È un altro argomento di grammatica abbastanza complesso, difficile. Allora, guardate l'esercizio 1. Scegli l'espressione giusta. Il primo è un esempio. Avete visto queste fotografie? Sì, le abbiamo viste. Continuate da sole e poi facciamo la correzione. Solo un esercizio, una, solo un esercizio, la Sì. prima. Sì, solo il primo esercizio. Avete già finito? Sì, possiamo iniziare. Despina? Prima è già fatto. Sì. Sì, ho Hai accompagnato Laura?
scusa, sì. Sì, lo, beh, sì, l'ho accompagnata. B, benissimo. Sì, l'ho accompagnata. Lorenzo ha pagato il conto? Sì, gli ha pagato. Quale? Il conto. No, no, quale risposta? A, B o C? C. C, sì, l'ha pagato. Benissimo, sì, sì. Io ho sentito sì, li ha pagato. No. Ho sentito male. Sì, come sì in inglese. Io ho detto. Ho detto? Sì, sì. Va bene. La risposta giusta è questa. Adesso torniamo qui alla frase 2, alla domanda 2, Despina. Avete fatto gli esercizi? Sì, li abbiamo fatti. Sì, li abbiamo fatti. Va bene. 4. Hai sentito la radio? Ah, io. Hola, sì, sì, prego. Non l'ho sentito. Ah. Sì. No. Attenzione. Radio finisce con la O, ma è un nome femminile. Quindi la ho sentita. No. Ah, non la ho sentita. Okay. Sì. La B. Attenzione, radio come auto, moto. Ci sono alcuni nomi femminili che finiscono in O. Noi possiamo capire che è un nome femminile perché c'è l'articolo la. Ok. Ok. Cinque. Hanno ricevuto le mie lettere. La risposta è A, no, non le hanno ricevute. Non le hanno ricevute, bene. Sei. Se dove avete messo i soldi? Li abbiamo spesi? Sì, molto bene, li abbiamo spesi. Hai letto il giornale? No, non l'ho ancora letto. B. Sì, benissimo. Chi ha fatto la spesa? L'ha fatto Paolo B. La spesa femminile la ha. Ah, quindi ci li ha fatta Paolo? L'ha fatta Paolo, sì. Sì. Bisogna guardare il genere e il numero del nome. Spesa. Spesa femminile singolare, uso il pronome femminile singolare la, che posso scrivere in questo modo, con l'apostrofo, e il participio è femminile singolare. Va bene, allora adesso vi chiedo di fare non l'esercizio 2, ma l'esercizio 3. C'è un uomo, il signor Rapa. Il signor Rapa ha fatto la spesa e ha comprato il pane, le banane, il pesce, gli spaghetti, le uova e l'acqua. La moglie, la signora Rapa, gli fa delle domande e il marito risponde. Dovete, completare le risposte. Quindi il verbo connettere con persona o con una cosa? Con la cosa, cioè con il pronome, con l'elemento che viene sostituito dal pronome.
hai fatto la spesa? Io posso rispondere sì, ho fatto la spesa. Ma se io non voglio ripetere la spesa, uso il pronome. Il pronome che uso per spesa è il pronome femminile singolare, la. Sì, la ho fatta. C'è il pronome la femminile singolare, devo usare la a anche nel participio, la del femminile singolare. Ma c'è una regola quando abbiamo bisogno coniugare questi verbi per femminile e maschile? Quando il pronome diretto è prima del verbo, prima del passato prossimo. Allora. Sì, solo perché alcuni non possiamo coniugare, alcuni necessari per coniugare questi verbi, per femminile e maschile. Non ho capito la domanda, in che senso alcuni no? Some of them. Sì, mi puoi fare un esempio? No. Qua non ho sentito o ne abbiamo visto, solo per verbo essere e avere, cioè questa regola o regola? Allora, per il verbo essere, quando c'è l'ausiliare essere, sì, la regola dice che il participio passato sì. si accorda con il soggetto. Sì, quindi sì, sì, sì. Io sono una donna e dico io sono andata. Sì, sì, sì. Quando c'è il verbo avere, la regola dice che il participio non cambia, ha sempre la O, ma c'è un caso particolare ed è questo caso. Il caso particolare, l'eccezione è questa, quando c'è il pronome diretto prima del passato prossimo. Quindi abbiamo bisogno di coniugare sempre il verbo femminile e maschile. Sì. Ok. Grazie mille. Prego. Per esempio, ho fatto la spesa. Questo è il caso normale. Ho fatto la spesa. Con fatto, che è il participio passato con la O. Perché c'è l'ausiliare avere. Ho fatto la spesa. Ma se io uso il pronome diretto, la O, questo è il pronome diretto che sostituisce spesa. La ho fatta. Non posso dire la ho fatto. Poi un'altra regola dice che il pronome la e il pronome lo si possono scrivere così, con l'apostrofo. Quanto un nome ha per articolo e l'apostrofo, come capire? Come possiamo capire? È maschile o femminile? Ah, come possiamo capire se è maschile o femminile? Allora, per esempio insalata finisce con la A, femminile. Sì. Anche l'acqua è 11. Ah, l'acqua, sì, sì. Il problema c'è quando il nome finisce con la E. Neutro. Sì, per esempio pesce, ma nel caso di pesce c'è l'articolo che ci aiuta. Il pesce. Uova. Uova
Questo è il plurale, le uova. È un plurale irregolare. Il singolare è l'uovo maschile. Il plurale è femminile e finisce con la A. È un caso particolare. Invece, per esempio, possiamo dire l'esame. È maschile o femminile? Non posso. Sì, gli esami, il plurale è facile perché c'è la I del maschile. Se conosciamo plurale, forse possiamo capire Sì. singolare. Per esempio, l'esame è maschile, è un nome maschile, ma noi non possiamo capirlo dall'articolo. Finisce con la lettera E. L'articolo è l'apostrofo. Per esempio, voi conoscete la parola origine? L'origine. Sì, non so che cosa significa, ma questo non è regole, è solo conoscenza questo. Conoscenza, sì, perché origine è un nome femminile. È gli origini, Le sì. origini è il Ah, sì. plurale. Femminile, Ah, quindi esame maschile. l'esame è maschile, sì. L'esame, gli esami. L'origine invece è un esempio di nome femminile. Le origini. Ed è l'articolo che ci permette di capire. Ma avete già finito? Ah, benissimo. Allora, hai preso l'insalata? No, non l'ho presa. Hai preso le banane? No, non. Ho risposto con sì, ma non è un problema. Ah, è vero, sì, lui le ha prese, avete ragione, le banane le ha prese. Sì, le ho prese. Sì, le ho prese. Hai preso il pesce? Le ho prese, possiamo, ma quindi lì non, quando possiamo usare il pronome le, quando non possiamo con apostrofo. Allora, possiamo usare la forma con l'apostrofo quando il pronome è lo, maschile singolare, oppure la, femminile singolare. Le è il plurale, banane, le, pronome femminile plurale, non usiamo l'apostrofo. Quindi non usiamo apostrofo quando lo la Lola, sì, usiamo usiamo l'apostrofo. ok Usiamo questa forma ok con l'apostrofo. lì come no No. quindi lì e E anche anche le. le ok. Lì e le restano uguali, così. Non possiamo usare la forma con l'apostrofo. Ah, non possiamo usare Con li e le no. ok Ok? solo Sì. Allora, possiamo scriverlo qui. Cancelliamo l'esame, gli esami. Allora, lo e la. Invece li e le restano in questa forma intera. Ci sono altri o sono queste? Come No, la. pronomi diretti, Sì, questi, sì. lì no. Ah, gli come il pronome indiretto, gli. Come gli esami.
E questo è un articolo, però. Ah, ok. Ok. Attenzione. Sì, ma... Allora, gli esami, se io scrivo gli esami, gli è prima del nome, vero? È l'articolo determinativo. Ok? Lo so, è difficile perché le forme sono uguali ed è facile fare confusione. Anche se... E se provo a traducere in a tradurre? È casino. Allora, vi insegno un trucco. Dovete guardare quello che viene dopo. Se dopo c'è un nome, come in questo caso, gli oppure lo, la, è articolo. Se dopo c'è un verbo, invece, si tratta di un pronome. È un pronome. Per esempio, qui c'è il verbo. Questo non può essere un articolo, è un pronome. Hai fatto la spesa, la spesa. Spesa è un nome, la è un articolo. Hai preso il pesce? Sì? Sì, l'ho preso. Sì, va bene. Hai preso la pizza? Hola? Non l'ho preso. Sì, presa la pizza femminile. Hai preso gli spaghetti? Sì. Sì, lì ho presi. Molto bene. Sì, li ho presi. Sì. Sì, le ho prese. Bene, le ho prese. Ricordate uova, le uova femminile, plurale. Hai preso i limoni? No. Despina? No. Ok, non li presi. Non li ho presi. Lo zucchero? No, l'ho preso. Sì, va bene. Hai preso l'acqua? Sì. Sì, con l'apostrofo, sì. L'ho presa acqua. Allora, bisogna pensare a due cose. Dovete pensare a due cose. Quale pronome usare e quale desinenza usare. È l'ultima parte di una forma verbale, in questo caso, l'ultima parte, l'ultima lettera. In questo caso, l'ultima lettera del participio passato. Ok, va bene. L'esercizio 4. Riscrivi le frasi con i pronomi diretti. Attenzione al participio passato. C'è un esempio. Ho venduto la macchina per 2 milioni.
È un vecchio libro questo, è un libro del 1999, quando c'erano ancora le lire, c'era la lira in un... se vogliamo rendere più moderna questa frase, ho venduto la macchina per... Sì, facciamo per... €4.000. Okay. È venduto e vai? O... No, vai e comprare. Quindi venduto e rent? Sell. Ah, sell. Mm. Ah, vende, sì, ok. Ho comprato la carne dal macellaio, l'ha comprata dal macellaio, vero? Sì, l'ho comprata dal macellaio. Sì. Poi ho ricevuto le tue lettere la settimana scorsa, Ola. Le ha ricevute? Le ho ricevute, sì, le ho ricevute. Quindi perché le ha comprata e le ho ricevute? Perché ho a. Ah, perché io ho ricevuto. Ah, sì, a. Sì. Lasciamo la persona che c'è qui nelle frasi originali, quindi qui c'è una terza persona nella frase 1, lui o lei ha comprato, nella frase 2 il soggetto è io, questo aspetto non dovete modificarlo. Come mai non avete sentito il telefono? Come mai non l'avete sentito? Molto bene, sì. Come mai non l'avete sentito? Scusa, ma non ho capito la tua domanda.
ho capito con apostrofo. Scusa, non ho capito. Capita. Perché c'è domanda femminile. Scusa, ma non l'ho capita. Quanto hai pagato queste scarpe? E quanto le hai pagate? Quanto le hai pagate? Sì, bene. Ho salutato gli amici e poi sono partito. A noi interessa la prima parte. Ho salutato gli amici. Io ho salutato. Li ho salutato. Te? No, io. No, allora c'è il pronome. Ok, quindi li ho salutate. Ti. Ok. Li ho salutati. Sì. Okay. Allora lì il primo passo è capire quale pronome. Gli amici, maschile plurale, uso il pronome li. Il secondo passo è, se uso il pronome li, che è maschile plurale, devo usare il participio salutati, maschile plurale. Pronomi e sono d'accordo con il participio. Sì, i pronomi si accordano con il participio, cioè è il participio passato che si accorda con i pronomi, sì, con il pronome che viene prima. Ok. A casa, se volete, potete fare l'esercizio 2 che non abbiamo fatto insieme. Allora adesso continuiamo con altri esercizi. Oggi facciamo una revisione per concludere l'unità 1 del libro. Sì. Sì, sì, come sì, sempre. Come sempre, sì, okay. Sì, perché poi l'università chiude e dobbiamo lasciare l'aula. Sì. Okay. Sì, anche se oggi abbiamo cominciato più tardi. Sì, sì, sì. Va bene. Allora, l'esercizio 12 a pagina 230. Voi l'avete? Controllate bene perché questo esercizio voi l'avete. Andiamo qui. Sì, sì. Questa pagina 230. Coniuga i verbi all'imperfetto o al passato prossimo? Ok, io ho altra. È perché ho un... come questo. Ah. Non lo leggiamo. Possiamo vedere di là. Vediamo un attimo. Allora, il libro di Italiano all'Università, alla fine, ha una sezione dedicata agli esercizi. Per ogni unità ci sono gli esercizi alla fine. Quindi adesso vorrei fare 2 esercizi dell'unità 1 che sono nella sezione degli esercizi. Ho sbagliato in effetti a indicare la pagina, ho sbagliato io. Il numero 12 è a pagina 242. Ecco perché. Quindi ho la 242, sì, sì, sì. Devi guardare la sezione degli esercizi, okay, che c'è in fondo. Ok, allora,
Ci sono dei verbi da coniugare all'imperfetto e al passato prossimo. È difficile? 70%. Un testo lungo.
possiamo correggere la prima parte? Sì. Fino a idea? Cosa? Fino a idea? Fino alla parola idea? Va bene? Scusa, non hai capito. Esercizio 12? Sì, l'esercizio 12. Sì, possiamo correggere la prima parte fino al verbo numero 8. Va bene. Sì, grazie. Giovedì scorso Luisa è tornata tardi dal lavoro. Allora, il passato prossimo va bene. Attenzione all'ausiliare. Luisa? È tornato. No? È tornata. Tornare è un verbo di movimento. Sì. È tornata tardi dal lavoro. È stata molto stanca. In questo caso dobbiamo usare l'imperfetto. Era. L'imperfetto di essere era. Perché imperfetto? Perché è una descrizione, la descrizione della condizione di Luisa. E non ha avuto voglia, e non aveva voglia. Ancora sì, imperfetto. Sì. Voglia di andare alla festa a casa di Francesco. Ha telefonato per dire. Bene, ha telefonato, sì. Per dire che non è stato bene, che non era bene. Giusto? Qui c'è il verbo stare, però. Che non è stato. Dobbiamo usare l'imperfetto. Stava. Sì, bene, stava. E per uguale ragione, perché è descrizione di... Sì, è la descrizione del suo stato, della sua condizione. Lei non stava bene, era stanca. Stava bene e quindi non poteva partecipare alla cena. Sì. Però quanto sapeva che andava anche Luigi? Attenzione, quando... Sempre con il passato prossimo. Col passato prossimo. Quando ha saputo, in un momento preciso, questa non è la descrizione di una situazione, ma è un'azione precisa. Lei ha saputo, ha avuto una notizia, ha ricevuto una notizia. Ho ricordato le regole in contrario. Ha saputo che andava anche Luigi e ha cambiato subito idea. Sì, va bene. Allora, per quanto riguarda la seconda parte, potete farla a casa con calma e nella prossima lezione faremo la correzione della seconda parte di questo testo piuttosto lungo e abbastanza difficile. Sì. La settima lezione è finita, ci vediamo martedì. Buona serata a tutti.